Grande entusiasmo al Dallara per il ritorno dei felsini nella massima divisione. Sulla panchina del Bologna siede oggi Franco Scoglio, dopo che Maifredi, ottenuta la promozione, ha lasciato Bologna per accasarsi alla Juventus. I rossoblù si presentano davanti al loro pubblico con molti nuovi acquisti, tra cui spiccano notari Stefano, artefice della salvezza con il Cuneo, e Lajos Dieter, capitano della nazionale ungherese. Al tecnico siciliano il non facile compito di amalgamare questi nuovi acquisti e proseguire sul sentiero tracciato da Maifredi. Il vulcanico presidente Anconetani scommette ancora sul suo Pisa e su Lucescu, consegnando al tecnico rumeno una squadra composta da molti giovani di belle speranze, in cui spicca soprattutto il Ciolo Simeone proveniente dal Venez. Obiettivo minimo, una salvezza molto più tranquilla di quella dello scorso anno, ottenuta solo all'ultima giornata con una clamorosa vittoria contro la Juventus. Il Bologna ci tiene a fare bella figura in questa prima casalinga, ma sbatte contro l'ottima difesa del Pisa. All'ottavo minuto, splendida copertura di Bosco su Vase e Detari. Poco prima della mezz'ora si accende Lajos Dieter, assist del fantasista ungherese per poi. Simone risponde presente, respingendo a mani aperte la conclusione del numero 11, il professor Blu. Toscani sempre velenosi in contropiede, e al 32esimo Padovani incrocia sul secondo palo, calciando con forza e precisione, per così non c'è nulla da fare ed il Pisa in vantaggio. Momento di forma straordinario per il centravanti pisano, che festeggia sotto la sua curva, fissando così il gol fatto in Coppa Italia. Il Bologna sbanda pericolosamente e poco prima dell'intervallo Cusin è decisivo nel respingere la conclusione di Argentese. Scoglio nell'intervallo cerca di correre ai ripari, togliendo uno spinto notari Stefano inserendo Lorenzo. Ma la musica non cambia, anzi, al 71esimo il Pisa raddoppia. Percussione centrale di Dolcetti, che scarica in porta il pallone dopo aver percorso 30 metri senza alcuna opposizione. Al minuto 83 Lorenzo si ostacola con Cabrini, riesce sia a tirare, ma la Simone non ha difficoltà a respingere. L'ultimo tentativo di rendere meno amaro il pomeriggio di esordio di questo campionato è ancora di Lorenzo, che al 91esimo ci prova. La palla termina fuori di porta. A fischio finale, tifosi pisani in festa. Linea ora alle interviste a fine partita. Allora, presidente Anconetani, lei aveva detto che in caso di mancata vittoria avrebbe cacciato tutti, anche il magazziniere. Questa volta possiamo parlare forse di un piccolo aumento di stipendio, magari? Beh, i giornali hanno interpretato male una mia battuta detta in un momento di euforia, perché tutti quelli che erano presenti sanno che io non ho detto questa esasperazione. Posso dire che sono contento, non sono affatto esaltato, sono tranquillo, perché ho visto che la squadra nostra ha meritato il risultato, anche per quello che non gli è stato concesso dalla sorte nel primo tempo. È una squadra in molti reparti nuovi che ha tempo e deve avere tempo per trovare se stessa, quindi in alcune occasioni precedentemente, anche se calcio non è importante così, la squadra avrebbe prodotto di più e meglio. Si è inciampati alla prima, il campionato è molto lungo e ci saranno occasioni per riparsi. Allora Villa, una cosa originale: chi ben comincia è metà dell'opera, chi mal comincia? Deve ricominciare da capo, niente. Noi abbiamo, credo, disputato così la peggior partita da quando è arrivato questo nuovo allenatore. E purtroppo abbiamo perso, comunque niente, non dobbiamo né demoralizzarci né così buttarci a terra, dobbiamo ricominciare domenica e speriamo meglio. Finale da Dallara, Bologna 0, Pisa 2.